Buongiorno a tutti, di nuovo dalla macchina. Noi siamo con la mia suocera di nuovo in giro per il suo lavoro, come sempre. Oggi stamattina siamo fermati in autoscuola per informazione, perché io devo fare la patente italiana da zero, perché io ho la patente bielorussa, però qui non è valida, come sempre, sì. E quindi sono informata quanto costa, come cosa. Insomma, mi ci vuole 2.000 euro. Sì, 2.000 euro per fare la patente, avendo già patente. Sì, insomma, questo discorso mi fa proprio... Sì. Sì. No, niente. Vediamo. Ok, va bene, sì, non pagano subito. Cioè, 350, poi ancora, ancora, ancora. Sì, questo io capisco, però, insomma, il fatto è che io ho la patente, però qua non è valida così. Eccomi, sono già a casa, tutto bene, ora da noi già la sera. Oggi giornata tranquilla, non è successo proprio niente, non abbiamo fatto niente di interessante. La mattina vi ho raccontato che siamo andati in autoscuola per chiedere informazioni. Niente, devo preparare 2.000 euro, sì, vedere, vedere, sì. Perché senza patente, senza la macchina, io qua non posso proprio vivere assolutamente, perché io sono bloccata. È già che io sono bloccata, ma senza patente, senza la macchina, proprio io non posso andare né lavorare né niente, proprio zero, zero. Cioè io ho bloccata in maniera spaventosa. Non auguro a nessuno essere bloccata come io. E niente, niente, niente. Ce la farò, ce la farò. Io sono molto forte, sì, ce la farò. Infatti, ho inventato la nuova attività su YouTube. E sono molto felice di questo perché ora, per esempio, guardavo intervista di un blogger che anche fa YouTube, vlog, tutto, video. E le hanno chiesto quante ore, quanto tempo passi. No, cioè, lavori, lavori proprio con YouTube. Ha detto 12 ore al giorno. 12 ore al giorno con YouTube. Cioè, io ho capito che se veramente vuoi che riesci a fare con YouTube, non è come hobby, ma come, diciamo, progetto per lavoro, per tutto, bisogna fare tante ore su YouTube. Così veramente riesci a fare qualcosa. Cioè, puoi costruire progetti, puoi programmare qualcosa, puoi, non lo so, pensare al futuro, sognare e essere proprio quasi sicuro che riuscirai a fare tutto quello che vuoi, sì.
E ora mi sono messa veramente a fare anch'io e vedo i risultati già, vedo i risultati, sì. E mi piace, è proprio, sì, piace e voglio ancora, ancora, ancora. E questo è bello, sì. Anche se non è la mia professione, non è quello che, anche se devo fare la musica, devo fare lezioni, devo fare questo, ma io non posso al momento. Al momento devo trovare altre strade. Sì, perché vivere con 15-30 euro in settimana per me non va bene, non va bene. Non riesco. Se, ok, se arriveranno 10 allievi di pianoforte, ok, va bene, sì, ok, va bene. Ma con un, due allievi di pianoforte, io in settimana 15-30 euro, no. Insomma, sì, è per questo ora la mia attività su YouTube. Io insomma, cercherò di andare avanti e quasi proprio sicura che riuscirò, sì, riuscirò, proprio sono messa e proprio faccio, sì. E poi mi piace fare video, mi piace. Niente, ma non avendo la luce a casa normale è difficile perché io la luce non ho, camera non ho, non, cioè non ho niente, niente, niente. E quindi difficile un po'. Già che qua tengo il tablet in mano e già mano che mi cade giù perché no, cioè, per fare video bisogna essere comodi, io non sono comoda. Insomma, Marco ha già fatto terzo vaccino, già a casa, tutto bene, niente, oggi così, niente di interessante, forse domani sarà giornata più interessante. Sì, così vi prendo con me e passiamo giornata insieme anche domani. Per oggi vi saluto, vi auguro buona sera, buonanotte. Non dimenticate mai sognare, sognare. Sì, io per esempio anche io oggi sogno, 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 proprio scrivo i miei desideri. Non voglio patente, voglio la macchina, voglio andare, non lo so, a New York, in America, fare viaggio e tutto il resto così. Bisogna sognare perché i sogni si realizzano, sì. Se sognare veramente bene, sogni si realizzano, sì. E ve lo auguro con tutto il cuore che i vostri sogni si realizzano. Va bene? A domani. Ciao!